Vai, vai, benissimo, Nuova scuola Racani, inserita all'interno del quartiere Pablo, darà la possibilità a tantissimi bambini del presente e del futuro di vivere all'interno di una scuola sicura dal punto di vista sismico, efficiente dal punto di vista energetico, ma soprattutto molto bella e vivibile. Questo è quello che per noi deve essere le scuole del domani, questo è l'interesse che mettiamo nelle scuole di Parma. Questo grande spazio di ingresso, questo atrio, si apre mediante una grande vetrata verso il quartiere. Quindi lo spazio pubblico della scuola diventa spazio di comunità. E allo stesso tempo questa grande vetrata, che riesce a cogliere il cielo e dà una grande illuminazione a questo luogo, e quindi luogo di comunità, come si diceva prima, il luogo dove i bambini potranno serenamente svolgere attività didattiche collettive, non solo all'interno delle aule, ma anche all'interno di uno spazio pubblico ritrovato, quindi una grande piazza. Ci troviamo nell'aula informatica, anche questa è un'aula ad alta tecnologia di cui è stata fornita la scuola e che ha oltretutto un ingresso separato rispetto al resto della scuola. Questo darà la possibilità di fare anche dei corsi aperti al quartiere. Siamo adesso in una delle aule del primo piano, tutte le aule sono simili, cambiano solo i colori che sono dedicati a un'aula piuttosto che all'altra. In tutte le aule sono presenti le lavagne LIM, che come vedete sono delle lavagne speciali che vengono utilizzate attraverso l'utilizzo di un computer che è collegato direttamente con la lavagna e che servono alle insegnanti per avere una maggiore interdisciplinarità e un maggiore lavoro educativo. Uno dei temi fondamentali che sono stati sviluppati all'interno del progetto della nuova Racani si può cogliere anche all'interno di quest'aula tipo, ovvero l'utilizzo di materiali ecosostenibili come ad esempio il legno, che rappresenta anche un elemento strutturale importante di questo edificio. Allo stesso tempo il tema della ventilazione meccanizzata e controllata, che si può vedere in questo punto, quindi queste bocchette di ricambio d'aria che aumenteranno la percezione del comfort ambientale abbattendo la formazione di CO2. Ci troviamo adesso nell'auditorium. Anche questa aula
servirà per l'utilizzo delle classi e quindi per l'utilizzo della scuola, ma potrà essere utilizzata anche come sala civica. Ha un ingresso indipendente e una capienza di 140 posti, quindi visto che c'è sempre bisogno anche all'interno della città di sale dove svolgere attività varie, questa potrà essere utilizzata in questo senso. Sarà quindi un ulteriore modo e motivo per poter fare aggregazione all'interno del quartiere. Quello che vedete in queste immagini è il cortile frontale dell'Aracagni, la parte che si apre verso il quartiere. Non a caso è stato attrezzato anche con un arredo urbano, quindi sedute, alberature e quant'altro, perché sul fondo vi è l'ingresso al centro civico. L'Aracagni ha recepito quelle che erano le direttive ministeriali che vedevano nei nuovi plessi scolastici, nelle periferie, la possibilità di attivare non solo una scuola ma un centro civico di quartiere. Questo è stato fatto e quindi ci auguriamo che nella gestione futura questo spazio possa ospitare anche i cittadini nelle ore serali per incontri pubblici, ad esempio nell'auditorium, piuttosto che le attività sportive nella palestra e l'utilizzo delle aule informatiche per l'alfabetizzazione digitale. Quindi l'Aracagni, molto di più di una scuola, è un cuore pulsante sociale per il quartiere Pablo.